Allora, oggi faremo un discorso su Procopio di Cesarea, che è lo storico più importante del VI secolo d.C. ed è anche la personalità che ci ha permesso di conoscere approfonditamente molte vicende del regno di Giustiniano. Non che il regno di Giustiniano copra tutto il VI secolo d.C., ma dato che Giustiniano è vissuto ben 83 anni ed è morto nel 565, ha finito per dare un'impronta importante a tutto il VI secolo. In più, abbiamo avuto la fortuna, e da un certo punto di vista anche la sfortuna, di avere un grandissimo cronista che ha scritto centinaia di pagine su questo periodo storico. Iniziamo quindi con la vita di Procopio di Cesarea e vediamo un po' se la vita di uno storico può servire come testimonianza e come strumento di conoscenza di un periodo storico oltre quello che racconta. Che questo dato di fatto è uno dei misteri più profondi della storiografia. Intanto bisognerebbe dire perché si racconta, no? La storia è una modalità di raccontare le vicende delle persone che non ci sono più e quindi di perpetuarne la memoria. Sulla storia poi si fanno e si elaborano tantissime teorie. Direi che la vicenda umana di Procopio è perfettamente consona a un discorso di fondo che vorrei fare oggi sulla storiografia e il senso stesso della storia. Allora, il periodo di Giustiniano è un periodo estremamente complesso, questo testimonial, questo storico così importante si chiama appunto Procopio di Cesarea. Procopio ha avuto la fortuna di conoscere e di interagire di persona con quasi tutti i personaggi più importanti della sua epoca storica. Quindi in prima fila c'è il generale Belisario, di cui poi parleremo diffusamente, di cui Procopio fece il segretario, ma in un certo senso anche il factotum, l'uomo risolve i problemi per alcuni decenni. Poi vedremo come Procopio conobbe Belisario e perché Belisario lo arruolò. Ma almeno di seconda istanza Procopio deve aver visto e sentito discutere sia Giustiniano che l'imperatrice Teodora e i personaggi più importanti del regno di Giustiniano. Avendo poi partecipato alle campagne militari di Giustiniano, Procopio ha avuto informazioni di prima mano ed è molto probabile che alcuni dei documenti di servizio che Belisario varò, utilizzò durante le sue campagne militari, siano stati scritti di pugno proprio dallo stesso Procopio. Procopio era nato a Cesarea Marittima, che era la capitale della provincia della Palestina. Cesarea non era una città ebraica, era stata fondata direttamente dai romani dopo la conquista della Palestina al tempo di Pompeo, quindi nel primo secolo avanti Cristo, e si chiama Marittima perché aveva un grande porto commerciale. Le rovine di Cesarea ci sono ancora, comprese quelle del porto, anche se sono state parzialmente coperte dalle acque del mare. La famiglia di Procopio era sicuramente di religione cristiana, e per quanto riguarda la data della nascita, dobbiamo fissare una data che dovrebbe più o meno essere collocata tra il 590, il 490, scusate, e il 505. Quindi più o meno Procopio era coetaneo del generale Belisario e un pochino più giovane rispetto a Giustiniano che sarà nato circa una decina d'anni prima. Intanto Procopio si chiama Procopio perché la famiglia gli mise il nome di San Procopio, il quale era un santo locale perché era nato addirittura in quella che era diventata Gerusalemme. Voi sapete che nel 130-133 d.C., dopo l'ennesima rivolta ebraica, l'imperatore Adriano aveva fatto radere al suolo
completamente la vecchia Gerusalemme, soprattutto la spianata del Tempio, e aveva cambiato addirittura il nome di Gerusalemme, che era diventato il nome romano di Elia Capitolina, quindi aveva in sé una connotazione religiosa addirittura pagana. È proprio nel 133 d.C. che inizia la diaspora ebraica, in cui gli ebrei sono costretti ad abbandonare la loro terra di origine e a diffondere la loro vita per tutto il bacino del Mediterraneo. Alcune città poi del Mediterraneo diventeranno particolarmente importanti per gli ebrei, come Antiochia e soprattutto Alessandria d'Egitto, dove c'era la comunità ebraica più fiorente. Quindi San Procopio era nato ad Elia Capitolina. Qui va proprio sottolineata l'intenzione che ebbe l'imperatore Adriano di togliersi in un certo senso dai piedi una volta per tutti questi ebrei rissosi, e fu veramente uno sfregio perché erigere un tempio dedicato a Giove Capitolino sulla spianata del Tempio di Salomone non è proprio un complimento per una popolazione monoteistica come erano gli ebrei. E questo è uno dei motivi per cui la spianata del Tempio oggi è quella che è nella Gerusalemme moderna. Procopio poi si era trasferito a nord della odierna Palestina per tornare poi nella città natale di Procopio lo Storico, dove fu appunto martirizzato. Da qui Procopio diventa il martire locale, quindi diventa abbastanza ovvio che allo storico sia dato il nome del santo del luogo. A Cesarea Marittima era nato anche un altro personaggio molto importante qualche decennio prima. Il personaggio è Eusebio di Cesarea, che era un vescovo cristiano. Scrittore, ha scritto moltissime opere, soprattutto di tipo storico. La sua opera più importante è la Storia Ecclesiastica. E l'altra opera che ha lasciato un po' il segno nella storiografia di questo periodo è una biografia dell'imperatore Costantino il Grande. Ora, Eusebio di Cesarea forse è il recordman mondiale della piaggeria. Infatti, a leggere quello che scrive Eusebio di Cesarea di Costantino c'è veramente da sorridere, perché per Eusebio di Cesarea Costantino è veramente una personalità di rilievo straordinario, ma addirittura va incontro questo imperatore a una adulazione che fa quasi arrossire. Ma da un punto di vista ideologico, Eusebio è ancora più importante, perché è con Eusebio che viene tracciata una specie di un decalogo, di linea guida di quello che sarà la figura dell'imperatore cristiano in tutto il Medioevo, e in particolar modo un imperatore orientale, quindi un imperatore bizantino. Vedremo fra poco come un grande bizantinista che si chiama Hans Georg Beck ha delineato quelli che sono i caratteri dell'ideologia di Eusebio di Cesarea, che è qualcosa che non solo ci porteremo dietro per tutto il Medioevo, ma anche i sovrani e gli imperatori dell'Europa moderna sarà un corredo storico a cui attingeranno molto volentieri. Sempre a Cesarea, nei decenni, nei secoli precedenti la nascita di Procopio, vi era stata la presenza di un'altra personalità estremamente importante della cultura del Mediterraneo, dei primi secoli dell'era cristiana. Questa personalità molto importante è il teologo Origene di Alessandria, il quale, come dice appunto il nome, era nato ad Alessandria. E poi si era trasferito a Cesarea e poi aveva insegnato anche a Gaza, perché adesso Gaza è agli onori delle cronache, ma al tempo di Procopio era uno dei centri culturali più fiorenti del Mediterraneo. Esisteva una scuola di retorica e di filosofia a Gaza,
a cui andavano a studiare tutti i rampolli delle famiglie benestanti di quella parte della costa del Mediterraneo. Origene importante perché aveva dato luogo a una grande scuola teologica, da un punto di vista della correttezza, diciamo così, teologica, abbastanza disinvolta, se vogliamo, tanto è vero che fu sottoposta a molte critiche poi dai padri della Chiesa seguenti, ma è ricordato anche per un gesto un po' particolare che fece. Quando era giovane, Origene si era autoevirato, si era castrato per riuscire a superare, diceva lui, le tentazioni della carne e dedicarsi completamente agli studi. Questo è un gesto che non deve essere interpretato in modo, come si può dire, straordinario, in quanto l'autocastrazione era abbastanza frequente nel secondo e nel terzo secolo, in quanto riprendeva un po' una certa parte del Vangelo. Vi ricordate, se la vostra mano vi scandalizza, tagliatela, e cose del genere, che avevano portato alcuni studiosi a farsi castrare per evitare di avere distrazioni, potremmo dire, o comunque tentazioni legate alla carne. Di fatto è possibile che anche Origene abbia influenzato Procopio. La vita di formazione di Procopio si svolge appunto a Gaza, questa cittadina della costa sul Mediterraneo, che oggi tutti conoscono dov'è e che cos'è Gaza, ma appunto al tempo di Procopio, quindi tra V e VI secolo, era sede fondamentalmente di un centro di studi. Gaza poi ha una storia di particolare vivacità storica, chiamiamolo proprio così, perché essendo il confine, passando per Gaza, il confine tra l'antico Egitto e i regni della Mesopotamia, quindi gli Ittiti, i Babilonesi, la potenza di Israele al tempo di Salomone, a Gaza si erano svolte numerose battaglie e conflitti storici. Quindi è una zona che a partire già dal tempo degli Egizi aveva visto proprio il confronto tra le grandi civiltà del Mediterraneo. Quindi purtroppo le vicende drammatiche attuali non fanno che segnare per l'ennesima volta l'importanza di questo luogo relativamente piccolo da un punto di vista storico, anche perché voi comprendete benissimo che c'era una connotazione di tipo strategico. Per arrivare in Egitto bisognava passare da Gaza. Quando i persiani, i babilonesi, gli ittiti tentavano di invadere l'Egitto, lo scontro importante era sempre in quel contesto geografico. Possiamo leggere un pezzo di Procopio molto significativo, che risente sicuramente degli insegnamenti dei teologi e dei filosofi della scuola di Gaza, ma è molto importante perché ci dà un'idea di come Procopio vedesse la religione. Ora, uno storico che ha scritto centinaia di pagine sul regno di Giustiniano, in cui la teologia era un fatto estremamente importante. Sapete che lo stesso Giustiniano si vantava di essere un teologo e a un certo punto, nel 553, provoca addirittura la nascita di un concilio ecumenico e di uno scisma che prenderà poi il nome dei tre capitoli di cui parleremo più avanti. Allora, se leggiamo questo piccolo passaggio di Procopio, ci rendiamo conto di quanto Procopio di Cesarea tenesse in debito conto la religione e nello stesso tempo non volesse farsi coinvolgere come storico, quindi chiamiamolo in un altro modo, come scienziato della memoria, dalla religione stessa. Allora, leggiamo questo passaggio del primo libro della Guerra Gotica. L'opera di Procopio sulle guerre è composta di 8 libri. Gli ultimi quattro sono dedicati alla guerra gotica, quindi alla guerra che gli eserciti di Giustiniano combattono in Italia dal 535 al 552 contro gli Ostrogoti. Allora, leggiamo cosa ne pensa Procopio della religione. Scrive:
giunsero da Bisanzio come inviati presso il sommo pontefice della Chiesa di Roma, il Papa Giovanni, Ipazio, vescovo di Efeso, e Demetrio, che veniva dalla città di Filippi, una città della Macedonia, per chiarire una questione dogmatica sulla quale i cristiani apparivano in disaccordo tra di loro. Quanto alla natura di questa controversia, io, Procopio, sebbene ne conosca i termini, non voglio farne assolutamente cenno in questa mia opera. Mi pare infatti una specie di stupida follia l'indagare su quale possa essere la natura di Dio. A me pare che per l'uomo sia già difficile comprendere in modo chiaro le vicende umane e per questo motivo gli è ancora più difficile capire la natura di Dio. Per quanto mi riguarda, terrò pertanto in secondo piano questi argomenti nel corso della mia storia, anche per non sollevare dei dubbi sulla verità della fede. Non desidero infatti affermare nulla di diverso a riguardo della somma divinità, se non che egli sia infinitamente buono e tenga ogni cosa in suo potere. Lasciamo dunque che ciascuno affermi ciò che crede di sapere su questi problemi, sia egli un sacerdote oppure un laico. Ecco, è proprio un classico me ne lavo le mani della serie. A me va bene tutto, non tiratemi dentro in discussioni teologiche. E il che è perfettamente comprensibile, perché avevamo un imperatore ortodosso e cattolico, che aveva sposato una donna come Teodora, la quale era una monofisita. Quindi aderiva all'eresia dei monofisiti che consideravano la natura di Cristo puramente divina e non umana. Buona parte del bacino del Mediterraneo era occupato da popolazioni come i Vandali, gli Ostrogoti e i Visigoti che erano aderenti all'eresia ariana. In Siria e in Palestina c'erano anche i Nestoriani, che pensavano che la natura di Cristo fosse diventata divina dopo la nascita e non al momento del concepimento. Quindi, come vedete, era un calderone di eresie e di lotte intestine da cui Procopio fa una dichiarazione di intenti, dice: a me questa roba qui non interessa, io faccio lo storico e di Dio se ne occupino i teologi. Ora, è estremamente moderna questa dichiarazione, anche se bisogna sottolineare che in un'epoca storica come questa, tirarsi fuori da un contesto di tipo religioso e teologico era estremamente difficile, molto molto difficile. Per noi moderni è relativamente facile, no? Basta che uno si dichiari laico o agnostico o quello che volete voi e dice: beh, io non credo, punto e basta. Ma un uomo di questo periodo storico non poteva intanto non credere. Gli era vietato professarsi pagano perché sennò faceva una brutta fine, e se si autodichiarava appartenente a una qualsiasi corrente di tipo ereticale, di fatto le altre correnti ereticali diventavano sue avversarie. Vi rendete conto, no? Non era possibile non prendere partito. Procopio ci prova, eh? E ci prova, e questa è la sua dichiarazione di intenti. Ma abbiamo un altro passaggio che vi voglio leggere con grande piacere, perché è tratto da un'opera di un grande bizantinista tedesco che si chiama Hans Georg Beck, il quale ha studiato con molta attenzione l'epoca bizantina e con ancora particolare attenzione la vita dell'imperatrice Teodora, di cui parleremo più avanti. Se volete leggere il Beck, trovate in giro tantissimi volumi. Il passo che vi leggo è tratto appunto dal suo saggio Il Millennio Bizantino e riguarda la figura dell'imperatore. Ora, avrei voluto leggere anche un passo di Eusebio di Cesarea, dove si dicono più o meno le stesse cose, ma il Beck le dice con particolare lucidità da storico, perché ha già fatto il riassunto del pensiero di Eusebio di Cesarea. E questo è un po' il versante ideologico con cui uno storico come Procopio doveva scontrarsi. Allora, se
Il povero storico racconta quello che ha visto, scrive facendo la somma delle testimonianze che ha raccolto e dei fatti a cui ha assistito, ma il terreno ideologico su cui si muove Procopio è questo, adesso lo leggiamo così vi rendete conto della difficoltà di essere indipendenti. L'imperatore, scrive Beck, non è soltanto un'immagine fedele dell'universo e non soltanto egli imita il Logos Cristo, ma si dimostra nel contempo come immagine e imitazione del rapporto che intercorre in Dio tra padre e figlio. Il Logos Cristo, ricordate il Vangelo di Giovanni, il Verbo si è fatto carne ed è disceso tra noi. Ed è anche il sesto versetto della Genesi, quindi siamo proprio alle radici del credo cristiano. Trovandosi l'imperatore in questa relazione di trinità regale, il sovrano conosce per sua natura e fin dai primi giorni della sua giovinezza i misteri della divinità. Gli è concessa la capacità di interpretare la relazione che intercorre tra padre e figlio, in quanto proprio lui, in quanto sovrano, rappresenta il rapporto che c'è tra Dio Padre e Dio Figlio. Il sovrano deve tali riconoscimenti alle teofanie che gli sono continuamente concesse, come lui stesso assicura, e per giungere a questo scopo non ha bisogno di alcun insegnamento umano o che provenga dalla Chiesa, perché l'imperatore è lui stesso un didascalos, cioè un maestro. Ecco, vedete la concettualizzazione teologica della figura dell'imperatore, ma nemmeno al Papa verrebbe da dire è concessa una dignità e un rango del genere. Un sovrano temporale è addirittura un maestro di fede in quanto intermediario tra Dio Padre e Cristo. In un altro i passaggi degli ideologi bizantini, l'imperatore è equiparato al tredicesimo apostolo e fratello spirituale di Gesù Cristo. Questo vi dà l'idea della sacralità della persona del sovrano. Questa sacralità del sovrano poi è trasmigrata in tutta la cultura occidentale. Pensate a com'era grave il delitto di regicidio. Il peggior delitto che una persona poteva commettere era quello di uccidere un re, tanto è vero che la pena per i regicidi era la peggiore che si potesse auspicare. Finiamo il concetto dell'elaborazione di Beck. In tal modo, però, l'imperatore è il vicario di Dio, Upakos, sulla terra, in un senso lato e in maniera più autorevole di ogni altro essere che faccia risalire a Dio il proprio potere. Quindi l'imperatore è più importante del Papa. Ed è vero, perché a Costantinopoli l'imperatore nomina direttamente il patriarca. E comunque nessun Papa può essere nominato senza il benvolere dell'imperatore. Anche in Occidente succederà la stessa cosa, perché l'imperatore Ottone I di Sassonia, che è un tedesco che non sa neanche il latino, nel 962 rivendica il privilegio di Ottone. Che cosa vuol dire? Che soltanto l'imperatore tedesco può dire chi è degno di fare il papa. Quindi, come vedete, non è soltanto una regola orientale, no? Quella che il potere temporale si arroga il diritto di essere superiore al potere spirituale, ma è un qualche cosa che va e viene in tutta la storia d'Europa. Come Cristo, finiamo, l'imperatore è il grande sacerdote sacrificale dell'ordine di Melchisedec, questo grande sacerdote biblico, e il sovrano assume pertanto una funzione sacerdotale di portata universale. Egli, l'imperatore, sacrifica se stesso in anima e corpo, e con questo universo da lui personificato e rappresentato a Dio Padre, mentre il Dio si compiace di questo sacrificio e ammira l'imperatore che lo compie. Guardate che è sconvolgente questa cosa, eh? La sacralità stessa del corpo del sovrano diventa un qualche cosa di intangibile in quanto ha un rapporto privilegiato con Dio.
Qui viene abolito completamente tutto quello che il sovrano ha fatto prima di diventare imperatore, perché noi sappiamo benissimo che nel corso della storia umana sono diventati imperatori o re personaggi spregevoli, ma al momento di essere unti e di diventare re o imperatori devono deporre la loro natura spregevole per diventare di fatto prediletti di Dio. Poi certo ci saranno dei momenti, delle situazioni legate alla debolezza del personaggio in cui il patriarca di Costantinopoli o il papa di Roma o il vescovo della singola nazione europea si rifiuterà di ungere il destinato a diventare re o imperatore, ma non sono molto frequenti questi episodi. È un po' come se la conquista del potere rendesse autorevole la persona che lo conquista, come se il potere sia o costituisca un valore aggiunto al personaggio di cui il potere stesso, su cui il potere stesso viene riversato. E non pensiamo che sia una cosa medievale. Direi che la storia moderna è piena di esempi, no? Pensate a Mussolini, pensate al Führer, pensate a certi personaggi politici che probabilmente se non avessero la carica importante che ricoprono e fossero delle persone normali, riterremmo che siano persone non degne di particolare stima, no? Il mondo è pieno di questi personaggi qua. Il potere santifica. Rende santi in un certo senso, perché il potere nasconde in sé la volontà, questa è la concezione sottesa. Se uno riceve il potere è perché Dio vuole che ce l'abbia. Ed è un'ideologia, come vedete, tutta la storia dell'impero romano è basata su questo, ad esempio. Si arriva al potere con la forza, ma poi si è sacri. E Melchisedec è proprio l'esempio classico della comunione biblica tra potere e sacralità. Talmente importante questa figura del grande sacerdote che se andate a San Vitale, vi mettete tra i due mosaici famosi, quello di Teodora e quello di Giustiniano, e alzate il capo verso destra, in alto, trovate un mosaico che è quello che ho riprodotto in questa illustrazione. Melchisedec che sacrifica a Dio, al Signore. E vedete nel mosaico la mano di Dio che esce dalle nuvole per benedire il tavolo sacrificale. Quindi, come vedete, esisteva un piano di teologia e di ideologia letterario, un piano concreto su cui ruotavano tutte le celebrazioni di corte. Adesso non abbiamo moltissimo tempo su cui parlare, ma tutta la struttura della celebrazione di corte a Bisanzio era, ad esempio, calibrata e calcolata sulla divinità dell'imperatore che stava su un trono elevatissimo a cui i comuni mortali non potevano accedere. Addirittura c'era una macchina che serviva ad alzare con delle carrucole nascoste il trono dell'imperatore perché stesse al di sopra dei comuni mortali. E dove viene riprodotta la figura di Melchisedec e quindi la benedizione diretta di Dio? Proprio tra Giustiniano e Teodora in quest'ala di San Vitale a Ravenna. Quindi, come vedete, arte, ideologia e pratica di corte rientrano tutte nella stessa costruzione di potere, di santificazione del potere stesso. In più c'è un altro dato di fatto, quindi Procopio tenta nella sua opera, abbiamo visto, di starne fuori da questo condizionamento religioso, il che già è uno sforzo enorme. Uno degli strumenti che usa Procopio per tentare di conquistare una propria indipendenza è la dignità dell'intellettuale. L'intellettuale, come Procopio, ragiona con la sua testa e quindi in un certo senso utilizza gli strumenti che ha imparato a scuola. Lo
strumenti che Procopio ha imparato a scuola sono fondamentalmente quelli della retorica. Ora, ve l'ho detto qualche volta, la retorica per gli antichi, soprattutto nel periodo in cui vive Procopio, non era un fatto fine a se stesso, era una modalità di porgere le proprie idee con una forza, una penetrazione ideologica importante ai propri simili. Quindi era un modo di convincere gli altri delle proprie idee. E la retorica è uno strumento che, ad esempio, i nostri politici attuali utilizzano ancora molto bene. Certamente non tutti sono dotati della capacità retorica, di grande capacità retorica. Sappiamo benissimo che ci sono personaggi, anche attori, anche uomini di spettacolo, che sanno parlare molto bene in pubblico e altri che non sanno parlare altrettanto bene in pubblico. È una dote naturale su cui ci sono tante teorie, probabilmente legata a una certa rapidità di utilizzo del pensiero rispetto alla formulazione della parola. Gli antichi avevano fatto in modo che la retorica fosse materia di insegnamento e fosse un qualche cosa che un uomo colto doveva possedere con grande padronanza. Quindi Procopio utilizza nella sua opera storica una tecnica retorica molto sofisticata. Aveva avuto un maestro Procopio anche in questo, quindi sempre nella scuola di Gaza c'era stato un grande retore che si chiama Procopio anche lui, ma Procopio di Gaza, ed è un retore che aveva scritto alcune opere di celebrazione degli imperatori del periodo. Quindi questo è l'altro versante della formazione di Procopio. Da una parte una formazione di tipo religioso, perché è sicuro che figure come Origene, figure come Eusebio di Cesarea abbiano influito sulla formazione dello storico Procopio. Dall'altra anche una formazione di tipo classico, retorico, su cui anche in questo caso si erano confrontati dei maestri importanti di cui il nostro storico aveva avuto giovamento. E adesso abbiamo una piccola particolarità, perché vorrei parlarvi un attimo dell'origine della storia moderna come la intendiamo noi. Allora, la storia moderna è la storia che nasce nell'antica Grecia e nasce nello stesso ambiente geografico dove è nata la filosofia. Sapete che la filosofia greca delle origini nasce nelle città greche, del mare Egeo sulla costa turca, città particolarmente privilegiate in quanto probabilmente risentivano dell'influsso diretto delle culture orientali. C'è un punto fondamentale dove la storia nasce e dove acquista una sua metodologia costruttiva ed è lungo la costa turca dove c'è adesso la città di Bodrum, che gli antichi greci chiamavano Alicarnasso. La città di Alicarnasso si trova al di là di un piccolo braccio di mare davanti all'isola di Kos, che è l'isola di Ippocrate, dove è nata, guarda caso, la medicina moderna come scienza razionale. Quindi nell'arco di pochi chilometri sono nate due scienze umane importanti e che a mio avviso sono strettamente apparentate, che sono la medicina e la storia. Come mi viene da dire in qualche congresso, la medicina e la storia sono due modi differenti di amare gli uomini, perché è ovvio che una persona non faccia il medico se non gli interessano i suoi simili e non possa fare lo storico se non gli interessano le storie e le vicende dei suoi simili. Certamente poi gli strumenti e i materiali di cui si occupano possono certamente essere differenti, ma il motivo di fondo è molto simile e anche la vicinanza geografica tra i due luoghi di nascita è assolutamente significativa. L'ospedale di Ippocrate è questo, è la nascita della conoscenza razionale che è dall'altra parte del braccio di mare su cui sorge Alicarnasso. Ad Alicarnasso, che è una fiorente colonia greca, nasce il primo, quello che è ritenuto, almeno dal momento che ci sono arrivate le sue opere, il primo vero e proprio storico moderno del mondo.
E questo storico si chiama Erodoto di Alicarnasso. Ora, Erodoto di Alicarnasso ha una visione, della storia molto particolare che adesso andremo a esaminare, però adopera nella sua opera tre criteri di indagine, che sono l'opsis, cioè la vista, lo storico è testimone visivo nei limiti del possibile di quello che racconta, o al limite di quello che gli hanno raccontato dei testimoni oculari delle vicende stesse. Poi c'è la coè, che sarebbe l'ascolto. Lo storico è tenuto ad ascoltare i testimoni e comunque colui che ha una conoscenza maggiore o diretta di un episodio. E alla fine, dopo che ha raccolto il materiale, compito dello storico è estendere una gnome, cioè un criterio, una conoscenza articolata e critica della vicenda stessa. Ora, è abbastanza intuitivo che vista, ascolto e criterio sono i modi di conoscenza della medicina. La medicina si basa sull'anamnesi, la raccolta dei dati, sull'elaborazione critica dei dati stessi, sulla diagnosi. È un procedimento di tipo storico. Fin quando ce lo faranno fare, noi medici faremo questo procedimento. Fra un po' ci sarà l'intelligenza artificiale che purtroppo ridimensionerà moltissimo la parte del medico, ma naturalmente anche i supercomputer vengono istruiti attraverso delle tappe conoscitive che non possono che essere la base dati e sulla base dati si fa il ragionamento. Sulla base dati quindi si costruisce la medicina e sulla base dati si costruisce anche la conoscenza storica. E la prova ce l'abbiamo in questa diapositiva che io uso molto spesso e che è veramente, secondo me, indicativa, no? È una diapositiva che secondo me va bene sia per gli storici che per i medici. Allora, come Erodoto vedeva la storia? Allora, intanto Erodoto è il primo storico che viaggia. Non solo Erodoto scrive le sue storie, se ricordo bene, in sei libri. Le storie di Erodoto raccontano le vicende dell'antico Mediterraneo, il secondo libro è dedicato in particolare all'Egitto ed Erodoto fa un viaggio in Egitto di cui ci ha tramandato usi e costumi, che il secondo libro delle storie di Erodoto è una delle avventure più interessanti per una persona che ami la storia. Come vi ho consigliato le storie segrete, vi consiglio di leggere il secondo libro delle storie di Erodoto, che è veramente un'esperienza che lascia il segno. La fine delle storie di Erodoto è legata alle guerre persiane, quindi alla vicenda di Maratona e poi a quella delle Termopili, come i greci sconfiggono la grande potenza persiana. Come Erodoto vedeva la storia, no? Le vicende umane, secondo Erodoto, si succedono secondo un volere imperscrutabile degli dèi. Quindi gli uomini hanno una possibilità di scelta che è legata anche a quello che gli dèi decidono di fare della vita degli uomini. Vi ricordate un po' l'Iliade e l'Odissea, no? Soprattutto nell'Iliade, gli dèi che decidono nell'Olimpo chi sarà il vincitore di un duello, chi dovrà invece soccombere, eccetera, eccetera. Queste vicende sono legate, le vicende degli uomini, ci dice Erodoto, sono legate a un cambiamento dell'ordine cosmico e sono un'alternanza tra la hubris, che è il volere degli uomini, e la nemesis, che è il destino. La nemesis è qualcosa che travalica il potere degli dèi. Per gli antichi greci, anche gli dèi soccombono davanti al destino. Gli dèi possono cambiare le vicende dell'uomo fino a un certo punto, perché ci sono delle cose che gli dèi non possono alterare. La hubris, che è il volere dell'uomo, esiste in varie misure. Se la hubris riesce a controllarsi, è una hubris accettabile. Quando la hubris supera un certo livello, diventa un gesto di empietà, cioè l'uomo supera con la sua arroganza
quello che è il volere degli dèi e per questo va punito. Questa è la simbologia tipica di molta parte della tragedia classica, Eschilo in particolare. La massima ingiustizia della storia consiste nell'imporre le proprie leggi agli altri popoli, ci dice Erodoto. E questo peccato, che è la ubris maggiore, sarà punito dagli dèi con la loro ira vendicativa, che in greco si chiama phozonos zeon, l'ira punitiva degli dèi, che nello stesso tempo da una parte punisce l'uomo, ma dall'altro agisce perché gli dèi sono invidiosi del potere degli uomini. Gli dèi sono immortali, ma si annoiano a morte per colpa di questa loro immortalità. E preferirebbero tante volte non essere immortali. Se ne deduce che per la visione di Erodoto, facendo la silloge con la medicina, se ti ammali è perché hai fatto qualche cosa che non va tanto bene. La stessa cosa nelle società, da un punto di vista storico, le ingiustizie provocano poi le ritorsioni e le vendette e la punizione della tua colpa. Questo è uno schema su cui ragioniamo moltissimo, no? Anche oggi siamo convinti che tutto sommato funzioni così. Tucidide, invece, l'altro grande storico che è lievemente seguente alla vicenda biografica di Erodoto, che a noi interessa moltissimo perché Procopio di Cesarea è un grande ammiratore di Tucidide, adesso vedremo come. Ci dice che l'unica vera scienza è la medicina di Ippocrate e quindi lo storico è tenuto a indagare i fatti storici come se fosse un medico che cerca di conoscere le cause delle malattie. Quindi ci dice Tucidide, se tu individui le cause di un avvenimento storico, sarai anche in grado di arrivare a capire perché si è verificato questo avvenimento, a fare una prognosi, a cercare un rimedio. Quindi la conoscenza razionale dei fatti storici ci comprende di permettere le leggi che li regolano e con la conoscenza troveremo la guarigione e quindi riusciremo ad aggiustare il fatto storico stesso. Vedete che siamo lì, eh? Questa è una bilancia conoscitiva da cui non siamo ancora usciti, né da un punto di vista umano né da un punto di vista storico. Non siamo ancora usciti dal V secolo a.C., che se ne dica. Ma ciò nonostante c'è qualcosa che negli uomini, negli dèi, possono superare, che è il fato, la nemesi. C'è un qualche cosa che sembra si prenda gioco dell'esistenza e delle vicende umane. Infatti, dice l'antico poeta, neanche gli dèi osano combattere il destino, il fato. Ora, qualcuno mi potrà dire che il destino non esiste, no? Sapete che c'è tutta una corrente nel pensiero occidentale di tipo materialista. La storiografia marxista, ad esempio, è un classico da questo punto di vista, no? La storia è fatta da moventi economici che si scontrano, da ingiustizie, da lotta di classe, quindi il destino qui non c'entra proprio niente. Signori, ognuno ha le sue idee. Io vi dico quello che mi interessa e che mi affascina. Poi ognuno troverà la propria soluzione, insomma, ecco. Esistono, come esistono tante visioni, esistono anche storici che hanno ognuno una visione, anche se oggi la mia sensazione è che sia legata al fatto che gli storici moderni non vogliono fare filosofia della storia, si limitano a spiegare i fatti nel modo più accurato possibile, senza trarne delle conseguenze di tipo morale o filosofico. Questo nel passato non accadeva, i grandi storici del Settecento, ad esempio, sono molto legati a un'interpretazione filosofica, perché la storia viene interpretata come una maestra, un insegnamento del presente, qualcosa che serva anche all'uomo che la studia nel presente. La questione è aperta. E Procopio, tutto sommato, nella sua storia, adesso lo vedremo, si avvicina molto all'interpretazione di Tucidide. Procopio è una persona razionale che tenta di spiegare le cose da un punto di vista razionale. È talmente innamorato di Tucidide e di un altro grande storico dell'antichità classica che è Tacito, questi due sono i modelli di Procopio, Tucidide e Tacito.
Tucide soprattutto nei discorsi. Tutta l'opera storica di Procopio è infiorettata di discorsi, prima di una battaglia, prima di un sacrificio, prima di una decisione politica. Il protagonista, davanti a un'assemblea, davanti al popolo, fa un discorso. Questo è un discorso di tipo retorico, perché Procopio gli strumenti della retorica li conosce benissimo, in cui spiega perché le cose devono andare in un modo o in un altro modo. Oltre questo, Procopio ha un altro esempio, che è Tacito. Tacito, senatore romano del primo secolo d.C., appartiene a una classe di potere elevata e si scaglia contro gli imperatori. Mi sentite bene? C'è stato un momento di blocco della rete. No, si sente bene. Si sente bene. Posso. Allora vado avanti. Allora, Procopio fa parte di una visione, se vogliamo, di tipo conservatore e aristocratico della storia e della società. Lui si appoggia a quella che a Roma era la classe senatoria, di cui faceva parte anche Tacito. Tacito aveva un grande nemico che era l'imperatore Domiziano, il quale gli storici hanno identificato non fosse poi questo mostro che sembra sia trapelato dalle pagine di Tacito. Ciò nonostante, per Tacito Domiziano è un mostro, è un qualcuno che dovevamo assolutamente cancellare. Tanto è vero che anche della presenza fisica di Domiziano nella storia romana ci sono rimaste pochissime tracce, perché quando nel 96 d.C. Domiziano viene ucciso e cambia la dinastia, si passa dalla dinastia Flavia agli imperatori per adozione, le immagini di Domiziano vengono completamente cancellate dal Foro Romano, sia quella che si chiama in latino la damnatio memoriae, cioè la distruzione della memoria. E quindi non abbiamo molte immagini nemmeno di Domiziano, tanto Tacito ce ne dà una versione negativa. Il Domiziano di Procopio è Giustiniano, solo che Procopio non può dire cose così negative di Giustiniano en plein air davanti a tutti. Lo scriverà nelle storie segrete di cui andremo appunto a parlare. Allora, Procopio fa parte di una visione, se vogliamo, di tipo conservatore e aristocratico della storia e della società. Lui si appoggia a quella che a Roma è la classe senatoria, di cui faceva parte anche Tacito. Tacito aveva un grande nemico che era l'imperatore Domiziano, il quale gli storici hanno identificato non fosse poi questo mostro che sembra sia trapelato dalle pagine di Tacito. Ciò nonostante, per Tacito Domiziano è un mostro, è un qualcuno che dovevamo assolutamente cancellare. Tanto è vero, che anche della presenza fisica di Domiziano nella storia romana ci sono rimaste pochissime tracce, perché quando nel 96 d.C. Domiziano viene ucciso e cambia la dinastia, si passa dalla dinastia Flavia agli imperatori per adozione, le immagini di Domiziano vengono completamente cancellate dal Foro Romano, sia quella che si chiama in latino la damnatio memoriae, cioè la distruzione della memoria. E quindi non abbiamo molte immagini nemmeno di Domiziano, tanto Tacito ce ne dà una versione negativa. Il Domiziano di Procopio è Giustiniano. Solo che Procopio non può dire cose così negative di Giustiniano en plein air davanti a tutti. Lo scriverà nelle storie segrete di cui ha. Dicevamo che Procopio utilizza gli strumenti di narrazione che sono tipici della storia di Tucide, quindi il discorso, la storia come insegnamento, la storia come strumento razionale per capire la realtà. Ne abbiamo un esempio nella Peste di Atene, nel racconto della Peste di Atene che ci fa Tucidide, in cui tiene un atteggiamento della maggior maniera, del maggior modo distaccato da quello che è il flagello. Nonostante assista a una situazione di terribile disastro, è
Tucidide tenta di rimanere sereno e di descrivere quello che ha visto nel modo più razionale possibile. La stessa cosa farà Procopio con la peste di Giustiniano. Combinazione nel 542 anche l'impero d'Oriente è devastato da una pestilenza grave almeno quanto la peste di Atene, ammesso che la peste di Tucidide sia una peste, cosa di cui non siamo assolutamente sicuri, ma le pagine che Procopio dedica alla peste di Giustiniano e a 5.000 morti al giorno che devastano Costantinopoli sono estremamente simili a quelle di Tucidide a riguardo della peste di Atene. Nell'opera storica di Procopio, il discorso di Tucidide che fanno i protagonisti della storia di Tucidide, che sono discorsi di tipo educativo, didattico se vogliamo, sono formulati in una lingua la più corretta possibile. Persino un'ambasceria degli unni nella storia di Procopio parla in modo forbito. Questi unni analfabeti si presentano davanti all'imperatore Giustiniano e fanno un bellissimo discorso sul fatto che il lupo perda il pelo e non il vizio, raccontandolo come lo potrebbe raccontare non un uno analfabeto, ma come un retore, come un intellettuale istruito. Questo è un po' il limite, perché noi moderni siamo portati a non credere tanto ai discorsi riportati da uno storico nella sua opera storica. Anche i capi dei barbari, ci sono ad esempio i discorsi di Totila, il re degli Ostrogoti, alle sue truppe prima della battaglia, che sono elegantissimi, e uno si chiede: ma come fa un ostrogoto a pronunciare mezz'ora di discorso con questa eleganza, con la tesi, l'antitesi e la sintesi? È una cosa abbastanza che lascia stupefatti. D'altronde, Procopio utilizza gli strumenti della retorica e della ragione per descrivere la storia. E non è detto che i personaggi di cui lui descrive le gesta siano consapevoli del fatto che non possono sfuggire ai comportamenti umani. Quindi non si vede perché uno storico debba, quando racconta dei fatti storici, scendere al livello più basso dei personaggi stessi che ci illustra, no? Sarebbe come se uno storico parlasse in modo sgrammaticato per il semplice fatto che gli unni erano analfabeti e i capi ostrogoti non è che fossero stati a scuola per molto tempo a studiare la grammatica, ecco. Quindi è un'interpretazione che io penso sia un po' da abbandonare, questa della critica un po' saccente. Come Procopio conosce Belisario? Questo è uno di quegli incontri fatali. Nell'anno 527 circa, Procopio è a Costantinopoli a studiare legge. Allora, ci sono un paio di teorie. Una pensa che nel 527 abbia conosciuto il giovane generale Belisario a Costantinopoli, e Belisario sia rimasto colpito dall'intelligenza di questo storico, di questo giovane intellettuale, e se lo sia portato dietro come segretario. L'altra interpretazione è che mentre era a Beirut, oppure nella città di Antiochia, e Belisario stava preparando la campagna contro i persiani del 530-531, che segna l'inizio della gloria di Giustiniano come generale, perché grazie alla vittoria di Giustiniano contro i persiani nella battaglia di Dara, Belisario diventa una star. E quindi è probabile che Belisario si sia portato dietro Procopio nella campagna contro i persiani di quei 2 anni, perché Procopio, essendo nato sulle rive del Mediterraneo, conosceva le lingue orientali e poteva fargli da interprete. Belisario veniva dall'odierna Bulgaria, dall'odierna Serbia, era nato in una cittadina vicino al Danubio, parlava soltanto il latino e quindi non era in grado assolutamente di capire le lingue orientali, quindi il siriaco, il persiano e via dicendo. Il rapporto tra Procopio e Belisario è un rapporto molto stretto. I due rimarranno molto legati e sicuramente Procopio per oltre 10 anni sarà un po' un'ombra per Belisario, perché lo segue nella campagna contro i persiani, lo segue nella guerra contro i vandali del 533-534
e poi nella prima guerra gotica dal 535 al 540. Quindi i due staranno insieme più o meno una dozzina d'anni. E questo è tutto, ci fa comprendere perché Procopio ha questo enorme materiale di prima mano che gli permette poi di scrivere in modo articolato e molto istruito, molto pieno di notizie le sue storie. In più, Procopio aveva fatto degli studi giuridici, quindi molto di quello che esce dai regolamenti, dalle decisioni di Belisario è legato alla pena di Procopio. Questo fatto di essere diventato quasi indispensabile per il generale sarà poi un problema per Procopio, perché Belisario è molto probabile che non voglia più separarsi da questo suo factotum, perché gli torna comodo, perché è un uomo che gli risolve i problemi. E quindi Procopio probabilmente aspirava, e poi lo vedremo più nel dettaglio, a fare carriera, ma è diventato indispensabile per un personaggio importante come Belisario e non riesce più a separarsi da questo ruolo. Quando Procopio torna finalmente a Bisanzio, a Costantinopoli, nel 540, nell'estate del 540, quando finisce la prima guerra gotica, ha finalmente il tempo per iniziare a scrivere le storie. Quindi può scrivere le storie della guerra contro i Persiani, le storie della guerra contro i Vandali e le storie della prima guerra gotica. Quindi in totale sono i primi 5-6 libri delle storie. È calmo, è tranquillo, fa una vita rilassata e ha tutto il tempo che serve per scrivere. E quindi inizia la produzione di quello che poi ci è arrivato. Ricordiamoci che Procopio scrive in greco e anche questo avrà una sua connotazione. Durante il periodo in cui Procopio scrive la prima parte delle sue storie, c'è questo grave episodio drammatico che è legato alla grande pestilenza del 541-542. Nel 541 scoppia un'epidemia di peste di cui siamo sicuri perché ci sono stati dei riscontri anatomici e biochimici molto recenti. È una pestilenza partenza dall'Egitto legata probabilmente ai topi che infestano i carichi di grano delle navi che vanno dall'Egitto a Costantinopoli, e a Costantinopoli succede veramente un disastro. Procopio ci racconta che muoiono oltre 5.000 persone al giorno per un paio di mesi e i cadaveri sono talmente tanti che non c'è più spazio per seppellirli e vengono addirittura gettati in mare. Questo dà a Procopio il destro, l'occasione per sviluppare un racconto che riprende molto Tucidide e riprende anche in parte il poema di Lucrezio, il De Rerum Nature, in cui si parla anche in questo caso della peste di Atene, che d'altronde un uomo colto come Procopio non poteva non conoscere. In questo momento storico, però, durante la peste, durante la prima stesura delle sue storie, qualcosa probabilmente cambia nella personalità di Procopio. Secondo me, l'interpretazione migliore che ho trovato tra le tante è legata alla versione del Bury, questo storico irlandese di cui vi ho già parlato altre volte. Secondo il Bury, Procopio in questo momento della sua vita è un uomo disilluso, si è stancato del fatto di fare un po' il tappabuchi per il generale Belisario, di essere un notaio, di essere uno che in un certo senso ha una funzione privata, quasi di raccolta delle notizie, ma di non ricevere nessuna attestazione della sua abilità e della sua intelligenza. È possibile che Procopio aspirasse a qualcosa di più che fare il segretario di Belisario. In questo momento però Belisario non è in una situazione di particolare fortuna da un punto di vista biografico, perché la seconda guerra persiana a cui Belisario ha partecipato nel 541-42 non è andata molto bene. L'imperatore l'ha richiamato a corte e l'ha messo in un certo senso in stand-by.
E quando una figura così importante viene messa, non, se non in disgrazia, un po' accantonata, anche tutta la sua corte di referenti subisce le conseguenze di questo fatto. Quindi Procopio inizia a covare un certo rancore, anche perché vede che i personaggi che lo circondano non sono certo persone di specchiata virtù e di specchiata onestà. Come storico, come uomo razionale, si accorge che in questo momento sono al potere a Costantinopoli due personaggi come Giustiniano e Teodora, la cui vita passata è piena di difetti, è piena di colpe, è piena di gesti riprovevoli. E lui comincia a interrogarsi sul fatto che, nonostante una vita di dedizione a Belisario, di aver sempre esercitato nei limiti del possibile una virtù la più corretta possibile, a lui di ricompense effettive non se ne siano toccate. Per alcuni anni Procopio non tocca la sua opera storica, ricomincia a scriverla dopo i primi sette libri. Allora, i primi sette libri delle storie di Procopio vanno dalla guerra persiana, la prima del 531, fino all'anno 551, in cui ricominciano, c'è la fine della seconda guerra gotica. Belisario non è riuscito a venire a capo del problema italiano, è stato richiamato in patria. Giustiniano ha mandato nella penisola italiana il generale Narsete, il quale nel 552 riuscirà a sconfiggere Totila e a chiudere momentaneamente la vicenda italiana. A questo punto, ci dice il Bruri, Procopio pensa che se scrive un altro libro in cui racconta le gesta vittoriose di Giustiniano e di Narsete, magari l'imperatore si mostrerà riconoscente nei suoi confronti. E quindi scrive questo ottavo libro, che sembra un po' una continuazione, un po' posticcia della prima parte delle storie. Ma non succede niente. Questo ottavo libro non riceve alcuna ricompensa. E anche questo è un fatto di grande frustrazione, perché Procopio ritiene che proprio la sua vita sia assolutamente non illuminata da alcun gesto di riconoscenza. Cosa fare pertanto? Qui c'è una doppia versione, perché in questo momento storico ci troviamo di fronte a un libretto che si chiama il De Edificis, sugli edifici, che è un libretto storico di Procopio, che racconta la costruzione di una serie di monumenti da parte di Giustiniano, che sembra scritto da un'altra persona. Il De Edificis è un opuscolo di una cinquantina di pagine in cui Procopio stende una serie di lodi sperticate dell'imperatore, come se fosse un santo, un filosofo, un teologo, un giurista, un qualche cosa che non c'entra assolutamente col Procopio storico del passato. Allora, come mai viene fuori un libro del genere? Allora, le ipotesi sono due. La prima è che abbia voluto scrivere questa cosa di sua iniziativa per avere una benevolenza, si chiama una captatio benevolenza, indurre una benevolenza da parte dell'imperatore, perché ormai il suo nome tutelare Belisario è caduto in disgrazia. E questa può essere un'altra ipotesi, ma ce n'è un'altra molto più sofisticata, che secondo me è anche più realistica. Poco prima del De Edificis, Procopio deve avere scritto il famoso libretto delle storie segrete. Questo libro, non dico maledetto, ma comunque molto segreto. Allora, il titolo originale delle storie maledette è Anecdota tu Procopio, che sarebbe gli aneddoti di Procopio, sarebbe gli pettegolezzi di Procopio, se vogliamo tradurlo un po' liberamente. In questo libro Procopio racconta la vita di Giustiniano, di Teodora, di Belisario, di sua moglie Antonina, non come li aveva raccontati nelle sue storie, nelle guerre, ma da un punto di vista assolutamente distruttivo. Giustiniano è un mostro. Durante la notte si aggira per i saloni del palazzo insonne
e qualche servo lo ha visto che si è tolto la testa, se l'è messa sotto il braccio ed è capace, ed è un demone capace di girare per il palazzo senza la testa. E fin lì va bene. Teodora è un'ex prostituta che a partire da quando era bambina ne ha combinate di tutti i colori, perché figlia di un domatore di orsi del circo e di una mamma che era una prostituta a sua volta. Lei e le sue due sorelle hanno fatto le prostitute fin da piccoline. Teodora ha avuto moltissimi aborti perché si dedicava a questa professione. Non solo Teodora si dedicava a questa professione, ma gli piaceva così tanto che non gli bastavano mai i suoi amanti a pagamento, ma se ne portava dietro una coorte per essere meglio soddisfatto. E quindi Teodora un disastro. Belisario è un pusillanime, un uomo privo di parola che non è capace di mantenere la parola data. Ma peggio ancora, ha sposato una donna come Antonina, che è degna compare di Teodora, viene da una famiglia di artisti circensi come Teodora e faceva anche lei la prostituta prima di diventare la moglie di Belisario. Ma Antonina è ancora peggio di Teodora perché si è fatta amante del figlio adottivo suo e di Belisario. Quindi una bolgia infernale, insomma, una descrizione su cui molti storici moderni non credono minimamente. Perché? Perché il versante dello storico sono le guerre, sono tutto un altro modo di raccontare. E allora perché Procopio scrive un libro del genere? Secondo me il libro deve essere stato scritto, anche se non cambia molto, però la sensazione che ho è che sia stato scritto prima del De Edificis. Deve essere stato scritto quando era finita la guerra gotica nel 552, aveva vinto il generale Narsete, ma quello che Procopio aveva scritto non aveva suscitato alcun interesse da parte di Giustiniano. A questo punto Procopio si disgusta di questa situazione e scrive rapidamente, o probabilmente l'aveva già fatto, il libretto delle storie segrete. Dopodiché deve averne letto dei passaggi ai membri un po' dei suoi circoli culturali, a qualcuno della corte che potesse riferire, di cui si fidava, che potesse riferire, come detto, non detto, all'imperatore quello che stava scrivendo. A questo punto il libretto diventa un'assicurazione della vita per Procopio, perché è vero. Lui non può mandarlo fuori completamente, ma un libro del genere è una mina vagante che deve essere disinnescata. E quindi è probabile che a questo punto Giustiniano, per metterlo a tacere, gli abbia commissionato quel libretto agiografico che è il De Edificis. Gli aveva detto, gli aveva fatto sapere, scrivi un libro di elogio del tuo imperatore, così poi non potrai poi dire che io sono un mostro, ti pago un bel premio in denaro e metti via quel libro, anzi, me lo dai che lo mettiamo negli archivi del palazzo e che nessuno se lo deve leggere. Probabilmente la cosa è andata così. Procopio detestava Giustiniano e Teodora, ma perché li detestava? Perché su questo sono stati versati molti, molti rivoli d'inchiostro. Giustiniano è un uomo spregevole, abbiamo detto, è un demone che si aggira senza testa nella notte per il palazzo, ma è schiavo di una donna, e questo già per la mentalità maschilista del momento è una roba terribile, perché Teodora è una donna forte, è una donna che ha un coraggio che molte volte al marito manca e vuole essere messa sullo stesso piano dell'imperatore. Tanto è vero che nelle udienze Teodora vuole essere chiamata domina, padrona. I sudditi devono rivolgersi a Giustiniano e a Teodora con lo stesso appellativo, dominus e domina, padrone e padrona, quindi sullo stesso livello. Mai nessuna donna nella storia imperiale romana aveva potuto arrivare a un tale rango, a una tale considerazione di potere. E questo per Procopio
È inaccettabile, ricordiamoci che Procopio è emanazione di una classe benestante che a Roma chiameremmo di tipo senatorio, no? Quindi l'imperatore è più visto come un primus inter pares che come una divinità. Ma questi vogliono essere chiamati signore e signora. E oltretutto sono due poveracci secondo l'ideologia di Procopio, perché Giustiniano viene da una famiglia di contadini dell'Illirico, il cui zio, l'imperatore Giustino, era addirittura un analfabeta. Teodora era figlia di un domatore di belve, di una prostituta. Figuriamoci se lui, come intellettuale raffinato, poteva chiamare Dominus e Domina due personaggi del genere. Quindi nelle storie segrete si sfoga e gli dice quello che scrive, quello che pensa. E secondo me, ve lo dico, io ci credo che le storie segrete le ha scritte lui, che non sono nulla di inventato. Certo, sono un fatto straordinario e molta storiografia ufficiale si è affannata a dire che no, che insomma non è detto che le abbia scritte lui, magari è qualcuno che le ha scritte in seguito, magari è un altro cortigiano di corte che voleva scriverle, ha preso il nome di Procopio perché voleva metterlo in cattiva luce. Ma tutto il contesto che viene fuori dalle storie segrete è un contesto di demolizione dei miti. Belisario è veramente un uomo meschino. Quando corre il rischio di cadere definitivamente in disgrazia, perché la seconda guerra persiana gli è andata male, lui corre a casa e si aggrappa ai piedi della moglie Antonina, che l'ha appena cornificato col figlio adottivo, e la implora piangendo di fare qualcosa con la sua amica Teodora. Questo scrive Procopio, di fare qualcosa con la sua amica Teodora perché possa tornare a essere il generale rispettato da tutti. Insomma, non se ne salva nessuno, come verrebbe da dire dalle storie segrete. Verrebbe anche da dire che forse la vera storia degli uomini è questa. Come diceva il poeta Alfonso Gatto, se la storia la scrivessero le vittime, altro sarebbe, ma se la storia la scrivessero gli storici, senza inventarsi o modificare i fatti storici, altro sarebbe ancora. E il concetto di fondo che dobbiamo andare a scoprire è dove cavolo sia la verità. Perché in fondo lo storico ha di fronte una serie di materiali. Se ne ha tanti, bene o male, si può avvicinare e di molto alla verità. Ma come nel caso del VI secolo, dove la figura dello storico Procopio è debordante, è importantissima, abbiamo pochissime voci storiche nel VI secolo e quasi tutte della parte orientale del mondo romano. Procopio è un gigante rispetto agli altri cronisti del VI secolo. Quindi dobbiamo per forza tenere presente quello che dice lui. E quello che dice nelle storie segrete non è armonico con quello che racconta nelle storie. E quindi che cosa facciamo? Ci crediamo o non ci crediamo? Io, come vi ho detto, personalmente ci credo. Ci sono fior di storici che hanno fatto un'opera di critica a Procopio e adesso ne parliamo. Però volevo leggerci l'inizio delle storie segrete in cui Procopio dice perché ha scritto questo libro. Dice Procopio: sono stato costretto a tacere delle cause di molti fatti che ho riferito nei miei libri precedenti, per il motivo che non avrei potuto comunque parlarne con accuratezza e verità, essendo ancora in vita i responsabili delle azioni che avevo raccontato. Non avrei certo potuto nascondermi al numero enorme di informatori e di spie che si sarebbero precipitati a denunciarmi. Se scoperto, non sarei certo sopravvissuto a una morte atroce e nemmeno potevo riporre un minimo di fiducia nei miei congiunti o nei parenti prossimi. Pertanto, farò in modo di riferire in questa sede, cioè in questo libro, quanto finora non ho potuto raccontare e allo stesso tempo le cause più veritiere di quanto esposto nei miei libri precedenti. La prova che dovrò affrontare è insolita e quasi impossibile, dal momento che devo raccontare la vita di Giustiniano e di Teodora,
Mi sento attraversato da un particolare tremore e dall'esitazione, specialmente quando penso che mi accingo a scrivere ciò che a coloro che verranno dopo di me sembrerà inaffidabile oppure inverosimile. Inoltre, e questo è il mio maggior cruccio, quando il fluire inarrestabile del tempo avrà conferito una dignità antica alla mia voce, potrei essere considerato un fabbricante di miti oppure uno scrittore da inserire nel novero dei tragici. Quindi lui ha paura che in futuro non lo crederà nessuno per quello che sta per mettersi a scrivere. Non mi sottrarrò comunque a un compito tanto gravoso. E spero che le mie parole non cadranno nel vuoto. I miei contemporanei, che sono testimoni attendibili dei fatti che mi accingo a raccontare, saranno per il futuro una garanzia sicura dell'affidabilità della mia storia. Ecco, qui c'è il segreto forse degli aneddoti, delle storie segrete di Procopio. Lui deve aver scritto il libro. Poi deve averlo fatto circolare tra poche e scelte persone di cui si fidava, che avevano degli agganci nell'entourage di corte dell'imperatore più vicino alla figura del sovrano. E questi devono aver detto più o meno a Giustiniano: guarda che qui gira un libro in cui vieni raccontato per come sei, ce ne sono già troppe copie in giro, vogliamo cercare di evitare che la cosa diventi troppo grande. E l'escamotage ideato dalla corte deve essere stato quello: diamogli da mangiare a questo storico, commissioniamogli il libretto sugli edifici, lui scrive delle lodi di Giustiniano e l'accudiamo qui. Tutte le copie che troviamo le sequestriamo e le infiliamo nell'archivio del palazzo. L'archivio del Palazzo Imperiale era una biblioteca enorme, adesso ne torniamo a parlare, qualche cosa di colossale perché c'erano secoli e secoli di documenti. Quando Procopio scrive le storie segrete, c'erano già 3 secoli di documenti, perché il palazzo imperiale è stato costruito nel 330. Procopio scrive intorno al 550, erano già più di 2 secoli e qualcosa che esisteva un archivio di Stato. Quindi figuriamoci. Gli eccessi di crudeltà che Procopio ci racconta di Giustiniano, di Teodoro, non è che siano poi una cosa straordinaria, perché anche alcuni storici romani dei secoli precedenti ci avevano raccontato qualcosa di simile. Ci sono dei testi dei secoli precedenti, come la storia Augusta e soprattutto le vite dei 12 Cesari di Svetonio, che è uno storico del primo secolo d.C., abbastanza vicino cronologicamente a Tacito, in cui se andate a leggere, insomma, una delle letture più amene è le vite dei 12 Cesari di Svetonio. 12 Cesari perché ci sono le vite degli imperatori della casa Giulio-Claudia. Allora, se andate a leggervi la vita di Caligola piuttosto che la vita di Tiberio, ne trovate veramente di tutti i colori. Trovate Tiberio che faceva il bagno nella piscina di Capri e faceva liberare dei ragazzini che nuotassero nudi vicino a lui perché stimolassero le sue voglie senescenti. Insomma, direi che è anche peggio di Giustiniano e Teodoro, questo Svetonio. Nella storia Augusta, che è una grande raccolta di episodi storici, di autori quasi anonimi, perché ne conosciamo i nomi ma non ne conosciamo le biografie, ci sono delle vicende ancora più impresentabili, come quella dell'imperatore Eliogabalo e compagnia bella. Insomma, quindi non è che nella tradizione romana non ci fosse il modo di raccontare determinate cose un po' pruriginose, poco presentabili, no? Quindi
Ma poi c'è un altro dato di fatto che mi fa immaginare che Procopio dica il vero. Perché uno storico che osanna, è quello che forse è il più importante storico di tutta l'antichità classica, che è Tucidide. Tucidide che ha delle pagine scritte con un'eleganza, un'intelligenza, un acume razionale che sono un diamante. Come fa a sfociare soltanto nel pettegolezzo e nella calunnia? Ora, Tucidide è un grandissimo storico, forse il più grande di tutti, perché della vita biografica di Tucidide sappiamo quasi nulla. Quindi non sappiamo se poi nella sua miseria umana fosse anche lui qualcosa di meno edificante. Però comunque Procopio ammirava la figura di Tucidide e mi risulta difficile pensare che un grande ammiratore di Tucidide possa aver scritto delle cose completamente false. E quindi possiamo immaginarci questo nostro Procopio che scrive il suo libro segreto, un po' come assicurazione sulla vita, un po' come strumento di ricatto, un po' come sfogo della serie. Voi, ignoranti, ex prostitute, vigliacchi come il generale Belisario, avete avuto tutto e io che mi sono sempre comportato bene. Ho sempre fatto quello che mi avete chiesto, non mi avete dato neanche uno straccio di carica di ministro, di funzionario di corte, di un qualche cosa da cui possa ricevere un po' di fama, di appannaggi, eccetera. Questa è probabilmente la ragione e le conseguenze sono quelle che vi ho raccontato. E andiamo quindi a vedere un po' da che cosa salta fuori le storie segrete. Allora, sappiamo che le storie segrete sono state scritte intorno al 552-554, non più tardi, direi un pochino prima del De Edificis, che deve essere 554, un pochino dopo, ecco. E poi spariscono. Le storie segrete di Procopio, con la morte di Procopio intorno al 560, spariscono. Già i contemporanei non sanno nulla di questo libro. Lo sa Procopio che l'ha scritto, ma poi non ne sappiamo nulla. Che fine ha fatto questo libro? Passano circa 3 secoli più o meno e nel Lessico di Suda, che è una specie di enciclopedia della fine del IX-X secolo, c'è una piccola citazione che riguarda le storie di Procopio. È una citazione di 3 righe, nel Lessico di Suda c'è scritto più o meno questo: il libro dello storico Procopio che parla delle storie di Giustiniano e di Teodora e dei loro misfatti e delle loro manchevolezze. Basta. Dopodiché il libro sparisce di nuovo. Ora, l'epoca del Lessico di Suda è l'epoca in cui probabilmente torna fuori il libro segreto di Procopio. È l'epoca di un imperatore bizantino molto molto particolare. Questo imperatore si chiama Costantino VII Porfirogenito. Guarda caso è un membro della dinastia Macedone, quindi viene dalla stessa, i suoi antenati venivano dalla stessa zona da cui venivano Belisario e Giustiniano, la dinastia che regnava all'epoca di Procopio. Costantino VII non amava molto fare l'imperatore in prima persona e passò la maggior parte della sua vita a fare il letterato, a raccogliere i documenti che c'erano nel grande archivio del Palazzo Imperiale. Sapete che il Palazzo Imperiale di Costantinopoli si chiamava il Palazzo di Magnaura, cioè della grande area, perché era enorme, era un insieme di palazzi con questa biblioteca gigantesca. Costantino VII, che appunto regna dal 906 al 959, assolda una schiera, una coorte di intellettuali e di bibliotecari che mettono ordine nelle migliaia di documenti che ci sono nell'archivio di Stato. E nell'archivio di Stato è probabile che sia saltato fuori il libro di Procopio, che dormiva a libello da 4 o 5 secoli. È un'ipotesi, però è l'unica che spiega come siano andate le cose. Quindi Costantino VII tira fuori il libro, però non ha nessuna
intenzione, come ha fatto Giustiniano, di seppellirlo nell'oblio, perché prima di tutto la sua dinastia Macedone è la più importante di tutto il Medioevo bizantino, quella che segna l'apogeo della Bisanzio medievale e non ha niente a che vedere con la dinastia di Giustiniano. Quindi, semmai il libro di Procopio può servire a osannare le virtù della dinastia di Costantino VII. Quando Costantino VII muore, il libro deve essere ormai di dominio comune, però non ne abbiamo una testimonianza se non nel 1320, quando un monaco greco che scrive una storia ecclesiastica in ben 18 volumi cita le storie segrete di Procopio. Dopodiché un altro totale blackout. In Occidente non se ne sa assolutamente nulla. Ma intorno al 1615-1620 il curatore della biblioteca degli archivi vaticani, tale Niccolò Alemanni, scopre nella libreria del Vaticano, nell'archivio Vaticano, ben due copie delle storie di Procopio, delle storie segrete. Quindi la cosa doveva essere ben nota perché ce n'erano ben due copie e non era certo arrivata lì questo codice non era certo arrivato lì nel 1620, era già parecchi secoli che se ne stava lì, Gli scambi culturali poi dopo la caduta di Bisanzio erano stati molto importanti tra XIII e XIV secolo. In Occidente arrivano centinaia di manoscritti bizantini, di cui il collettore principale erano appunto gli archivi di Stato Vaticani, che ancora adesso penso siano il paese delle meraviglie, della cuccagna di ogni ricerca storica, insomma. Allora, questo Alemanni nel 1623 pubblica la prima edizione critica delle storie segrete di Procopio, ovviamente in Francia, non in Italia, perché in Italia non gliene avrebbero mai fatte pubblicare, in quanto il Sant'Uffizio, col fischio che gli avrebbe messo la frase fatidica De nil obstat quod imprimatur, cioè non c'è nessun ostacolo affinché questo libro sia stampato. Assolutamente no, è pieno di oscenità e di ingiurie nei confronti di un imperatore come Giustiniano, che Dante mette nel sesto canto del Paradiso. Giustiniano è un'anima beata del sesto canto del Paradiso. E Dante gli si rivolge e dice: Tu che ci fai qua? E Giustiniano dice: Come? Io sono un'anima beata. Certo, non sono un beato di serie A, sono un po' un beato di serie B, però la mia attività è stata quella di aiutare i miei simili nel mondo reale, di fare legislatore, di mettere ordine in materia teologica. Quindi sono diventato beato per questi meriti, non perché ero particolarmente un mistico. Quindi la Chiesa non può far pubblicare in Italia un libro che spara zero contro un beato, no? Assolutamente no. E quindi viene pubblicato in Francia. Anche la seconda edizione critica di 40 anni dopo viene pubblicata in Francia. La seconda edizione del 1663 delle storie segrete è molto migliore perché nel frattempo sono saltati fuori altri due manoscritti della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Quindi sto libro non è che non lo conoscesse nessuno, c'era in giro, no? Sapete poi che il cardinale Federico Borromeo, quello dei Promessi Sposi, oltre a bruciare le streghe, cosa per cui aveva una particolare abilità e attenzione, era un grande umanista, per cui è il fondatore, il mecenate principale della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che è un altro posto meraviglioso per uno studioso. Quindi viene fuori la seconda zona. Ma in Italia, e le date non sono mai qualcosa che si dicono a caso, per avere la prima edizione delle opere critiche di Procopio con dentro le storie segrete, bisogna aspettare il 1828. Quindi ci deve essere stato l'illuminismo, per dire quanta prudenza c'è stata. Ecco, a questo punto io avrei finito e se ci sono delle domande,
e sono molto contento di poter rispondere. Spero che questa materia un po' singolare vi abbia interessato, perché insomma la domanda di fondo è che cosa scrivono gli storici. Ci possiamo fidare di quello che scrivono gli storici? O l'affidabilità degli storici stessi è legata alla cassa di risonanza che utilizzano? Perché oggi ne avete un esempio, insomma, basta entrare in qualsiasi grande libreria di Milano e non è che trovate tutti i capolavori della storiografia, trovate gli storici del momento o quelli su cui la casa editrice ha fatto il maggiore investimento. Ogni riferimento a persone, parole e fatti è puramente casuale. Quindi se volete farmi delle domande, io sono qui, non dico che ho certamente una verità storica rivelata da suggerirvi o da enunciarvi, però penso che sia un dialogo interessante. Prego. Direi che, prof, c'è da consolarsi. Cioè, noi parliamo degli storici, ma porca vacca, ma i detentori del potere, cioè, non ce n'è uno che si salva. C'è una cosa pazzesca. Questa è la prima osservazione. Questa è la prima osservazione. Visti da vicino, come diceva quel detto, nessuno è normale, tantomeno i detentori del potere. Ma fanno una selezione apposta per trovarli così, perché poi li santificano anche. C'è anche Costantino che è santificato, cioè, ma quello era peggio cioè, una cosa pazzesca quello. Sì, questo è giustissimo. C'è da dire che secondo me gli uomini di potere, anche le donne di potere, durante la loro vita non ci badano tanto a quello che combinano e bisognerebbe essere più accorti, perché in effetti uno storico onesto prende nota di tutto, insomma. C'è un aneddoto che racconto sempre su Freud, che pure non era un uomo di potere. Freud viveva in casa con la moglie e la cognata e sono vissuti assieme tutta la vita. Allora, non giravano mai voci sul rapporto tra Freud e la cognata, ma qualche anno fa è venuto fuori il registro di un albergo svizzero del 1920 circa, in cui Freud e la cognata si erano registrati da soli durante un viaggio di piacere all'estero. Quindi vuol dire che poi il rapporto tra il fondatore della psicoanalisi e la cognata non era forse puramente di tipo platonico, no? Questo per dire che molte delle cose che noi raccontiamo dipendono sicuramente dal numero delle fonti che abbiamo a disposizione. Certo, Procopio qui giocava facile, era quasi l'unica fonte di nostra conoscenza. Ce n'è un'altra nel VI secolo che è Agazia, un altro storico che scrive in greco. E scrive la continuazione delle storie di Procopio dal 551 al 559, ma sono storie di tipo fondamentalmente agiografico. Un libretto maledetto come le storie segrete, insomma, ci vorranno secoli per leggere qualcosa di simile. Il discorso di fondo però non è tanto il pettegolezzo, è proprio il senso dell'attendibilità storica, che secondo me è raggiungibile, se non in assoluto, perché non l'avremo mai. L'attendibilità storica assoluta è un mito, è un qualche cosa a cui dobbiamo rinunciare a priori. Possiamo ottenere un relativo gradiente di verità, come dicono i fisici, se abbiamo molte fonti a disposizione e ne facciamo una scelta onesta ed equilibrata. Procopio è molto corretto in questo, perché in più di un'occasione, lo vedremo anche più avanti, lui farà in modo da riferirci anche un'altra versione di quello stesso che racconta. Prego, se ci sono altre domande, volentieri, perché questa è una cosa di cui si può parlare molto e mi interessa molto sentire la vostra opinione. Sì, Vado, stavo veloce. sentendo questi. Prego, uno per volta. Prego, prego. No, volevo chiedere come mai non hanno fatto sparire il libretto? È una bella domanda, non è sparito, ma probabilmente ci sono tanti motivi, forse volevano metterlo via anche come arma dopo che Procopio aveva scritto quel libro di elogio nei confronti dell'imperatore, cioè il De Edificis, in cui diceva quanto è bravo, quanto è buono Giustiniano.
mettere via un libretto del genere poteva servire per tirarlo fuori e condannarlo in un secondo momento se lui avesse continuato a insultare l'imperatore. Questa è la cosa più corretta, perché comunque Giustiniano aveva una mentalità molto legalistica. Ricordiamoci che far revisionare e ordinare tutti i codici dell'antica Roma, le leggi, il codice Giustiniano e la sua grande eredità del diritto romano. Quindi probabilmente era un legalitario, almeno formalmente. E questo poi aveva pensato: l'archivio contiene migliaia e migliaia di manoscritti, lo mettiamo là dentro. Sarà dimenticato dal tempo e dagli uomini, insomma. Questo bene. Prego, l'altra domanda. Ma l'altra domanda mi rifacevo, forse uscivo un po' dal seminato perché mi è venuto in mente una cosa che si è accennata riguardo all'arte della ideologia e pratica di corte, quando si diceva che rientrano tutte nell'ideologia di potere e che Procopio ragionava con la sua testa perché aveva degli strumenti imparati a scuola di retorica, no? Dove si diceva che le modalità di porgere le proprie idee erano proprio un modo di convincere gli altri, ma un concetto così va di pari passo con la manipolazione o era un puro esercizio proprio di retorica? La domanda è molto interessante. No, la retorica classica, che poi è la retorica dei tribunali, se vogliamo, era un gesto intellettuale, non prevedeva l'alterazione della realtà, era il porre, esporre determinati argomenti con una forma di convincimento che fa parte dell'antica retorica classica, che nasce anche quella nell'antica Grecia, ricordiamoci Demostene. Isocrate, poi subisce la trasformazione della democrazia romana, Cicerone, no? Chiunque abbia letto le Verrine sa come Cicerone dimostra che Verre era un truffatore e un malversatore, ma non è che si inventa che Verre faceva la cresta sulle tasse della Sicilia, eh? Quindi no, è un modo di convincere gli altri, non ha niente. La manipolazione si può avere quando, oltre all'abilità di convincimento, c'è anche un uso distorto degli strumenti di comunicazione di massa, che nel passato era più difficile. Oggi è molto semplice. Oggi è molto semplice perché la vediamo fin dagli anni 30, no? Quando il dottor Goebbels si impadronisce della macchina di propaganda del Reich. Non è sicuro che l'abbia detto lui, ma la famosa frase: qualsiasi menzogna diventa una verità se la ripeti un milione di volte. Insomma, se tu hai una gran cassa mediatica che ti sostiene e sostiene una cosa che è assolutamente falsa, hai un potere di convincimento enorme. Procopio non ce l'aveva, la retorica classica non ce l'aveva comunque, si doveva credere a ciò che era una verità di Stato, ma fino a un certo punto, perché in un certo senso lo storico dell'antichità aveva un maggior potere di quanto hanno certi giornalisti e storici odierni, mi verrebbe da dire, perché comunque le fonti erano relativamente poche. E col passare dei secoli poi la verità sarebbe comunque venuta fuori. Poi ricordiamoci che la storia non è fatta soltanto da fonti scritte. Oggi la storia, diciamo, moderna si fa anche con l'archeologia, con la medicina, con la biologia, con la climatologia, insomma, ed è un insieme multidisciplinare di materie che permette di arrivare alla verità. Io faccio sempre l'esempio delle pestilenze. Oggi sappiamo che la peste del 1347 e quella di Giustiniano del 542 erano due forme di pestilenza perché sono riusciti a identificare dal DNA dei cadaveri di quelle pestilenze degli ceppi di DNA diversi da una pestilenza all'altra, ma del bacillo della peste, con tanto di DNA. Per quanto riguarda la peste di Atene di Tucidide, che è del 429 a.C., non abbiamo un morto di peste da cui poter fare l'estrazione del DNA. Per cui a tutt'oggi gli storici non sanno se la peste di Atene, quella di Pericle del 429 a.C., sia una peste. Qualcuno dice che è stato il colera, qualcun altro
una malattia virale gastroenterica, insomma, ci sono tante teorie. Quindi la storia moderna si fa su un tappeto di dati molto più ampio. Poi certamente tu puoi anche trovare la più grande delle verità, ma se non c'è nessuno oggi che ti aiuta a diffonderle, Certo. rimani, ce ne sono tanti di esempi, insomma. Ricordatevi il tabacco delle mummie egiziane, insomma, le mummie egiziane con dentro tracce di cocaina e di nicotina. Nonostante sia stato pubblicato su Lancet nel 1992, un lavoro del genere non conosce nessuno. Grazie. Grazie a voi. Va bene, qualcos'altro? No, mi domandavo soltanto una cosa, no? Perché lei parla sempre di intelligenza artificiale alla medicina e alla professione del medico. Ma immaginiamo di avere tutti i libri in digitale, nelle più grandi biblioteche, no? Che il Vaticano apre e fa, a parte che penso che già esista, però pochi possono accedere. Poi utilizziamo l'intelligenza artificiale per fare gli incroci, cercare, fare, eccetera, la ricerca storica è quello che è. Probabilmente in tempi rapidissimi potrebbe venire fuori di tutto, perché un singolo uomo che si mette a fare una ricerca storica può passare tutta la vita ma non può accedere a tutte le fonti. E invece con l'intelligenza artificiale rapidamente si potrebbe fare un lavoro del genere. Ed è un potere incredibile se poi è nelle mani di pochi. È una domanda bellissima che però a cui si può rispondere in modo consolatorio soltanto rifacendosi ad Erodoto di Alicarnasso. Noi possiamo anche avere il supercomputer più super di tutto il mondo, che conosce tutto lo scibile umano dall'età della pietra fino ai giorni nostri. Poi bisogna vedere che uso ne fa, perché ricordiamoci cosa dice il primo storico: la vista, l'udito e il ragionamento. Ora, come ragiona l'intelligenza artificiale? Abbiamo solo un modo per farla ragionare, fargli imitare il nostro modo di ragionare. Quindi, se l'uomo è a immagine e somiglianza di Dio, mettiamo che lo sia, l'intelligenza artificiale sarà a immagine e somiglianza dell'uomo, perché noi non riusciamo a interpretare un diverso modo di ragionamento che non sia il nostro, eh? Prova ne sia, adesso io non sono un esperto della materia, ma alcune simbologie di intelligenza artificiale sono fatte imitando i meccanismi di funzionamento del cervello umano. Allora, possiamo anche avere un super cervellone di intelligenza artificiale, ma se dopo il collettore finale sarà una ragione che è una caricatura di quella umana o comunque qualcosa che è un'imitazione di quella umana, non so quali soluzioni finali riuscirà a pervenire, a quali soluzioni riuscirà a pervenire. Non è tanto la quantità, a volte è la qualità che potrebbe dare l'impulso. È su questo che secondo me si gioca la partita, non solo della medicina del futuro, ma di tutte le scienze del futuro. E qui nessuno la vuol capire, io sono molto pessimista su questo, perché la mass mediologia ci presenta l'intelligenza artificiale come la panacea di tutto, no? Tanto ci pensa il computer, buona parte dei lavori finiranno perché tanto c'è il computer, a parte che bisogna vedere cosa fanno gli esseri umani se gli togli il lavoro, no? Vanno al bar, vanno a giocare la schedina, vanno a fare altre cose, non lo so cosa fanno gli esseri umani. Cioè, secondo me l'unica risposta che abbiamo per salvarci è di utilizzare la nostra umanità. E la nostra umanità è fatta anche dall'imperfezione e dalla tolleranza nelle varie soluzioni a cui si può arrivare una volta che hai una base dati di una certa, importanza. L'intelligenza artificiale sarà sicuramente più lineare, meno complessa, oppure più semplice della soluzione. Io non ho una risposta a queste cose. Certo, questo è l'interrogativo più importante che rimane aperto, a cui mi sembra che a livello perlomeno divulgativo nessuno voglia dare un tentativo di risposta. Ecco, direi che possiamo anche fermarci qua perché non vedo, siamo arrivati in fondo al corridoio, come diceva quel Time, insomma. Allora,